ogni giovedì, nuova puntata di Faxbox alla ricerca dei prodotti più ameni del rock, della storia del rock. E oggi, come abbiamo fatto altre volte, quando abbiamo parlato dell'Africa, quando abbiamo parlato del Sud America, oggi andiamo a scoprire cosa succedeva nel mondo dei paesi al di là della cortina di ferro, quindi negli anni 60, quando appunto esplodeva il rock and roll, esplodevano i Beatles, il beat, la psichedelia e tutti questi generi qua, tutti i generi che noi normalmente, diciamo, abbiniamo al mondo anglosassone, ma che hanno avuto eco in realtà in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo sono sviluppate le scene più o meno derivative, però in tutto questo, diciamo, calderone di cose ci sono cose molto interessanti da andare a spulciare. Ma direi partiamo subito con un pezzo di una band chiamata Die Sputniks, sono della DDR, siamo nel 1964 e questa è Sputnik Thema. Con Sputnik Thema, non sono gli stessi Sputnik scandinavi più famosi, nome omonimi, ma sono appunto della Germania dell'Est. E andiamo avanti, ci spostiamo in Polonia, però rimaniamo nel 1964 e andiamo a trovare una band anche essa dedica per lo più a rock strumentale. Non faremo solo rock strumentale oggi, vedremo anche pezzi cantati. Comunque, dedica appunto per la maggior parte al rock strumentale e sulla scia, insomma, le Twist, CF, The Shadows, come al solito. Come ho detto in altre puntate, The Shadows sono più melodico, The Shadows ha avuto più influenza in Europa rispetto al CF californiano, diciamo. E questo è un pezzo che non so se riuscirò a pronunciare bene in polacco, ma si chiama Chaz Rozwomi. Dai, Funi! Thank you.
gruppo polacco, come abbiamo detto, e rimaniamo in compagnia di Taifuni che nel 66, quindi ci spostiamo in avanti di 2 anni, fanno uscire questo singolo carino in compagnia di una cantante al nome Ali Babki, se l'ho pronunciato bene. È una filastrocca tradizionale, si trova in molte versioni, insomma, dell'est, si dovrebbe chiamare Sazi Tot, che vorrebbe dire qualcosa tipo gatto nero, penso, tipo una filastrocca sul gatto nero. Questa è una versione, insomma, beat fatta in maniera molto carina, c'è anche il miagolare del gatto. Sentiamocela, Taifuni. La mia pronuncia polacca è qualcosa, oggi ci divertiremo con tutte queste lingue slave. Allora, infatti andiamo in Jugoslavia proprio, sempre nel 1966, anche lì c'è una piccola esplosione di band beat, però in realtà quelle che ho sentito non erano neanche tutto questo granché, però c'è qualcosa di carino, c'è, tra cui questi Flaming Lips 5, cioè ovviamente non si pronuncerà 5, che fanno questa bella canzone chiamata, ci provo, Ya, Nikad Nisam Bio Sam. Vediamo un po'. Eccola qua. Seven.
Plamani 5, 5 o come diavolo si voglia dire, gruppo come abbiamo detto serbo in particolare, sempre nel 1966 siamo, molti mi diranno dove si trova questa roba, lo so che sarete curiosi, come si spulcia queste cose, vi do due punti di partenza, uno è questo libro fantastico, è di Alessandro Pomponi, eccolo qua, ve lo metto a favore di... Telegramma, si intitola Rock oltre cortina, sottotitolo Beat, Rock, Psichedelia e altro nei paesi del blocco comunista 63-78, più va un po' anche oltre quello che oggi andiamo a affrontare, che è proprio il periodo iniziale, c'è anche la zona insomma prog più sperimentale, e è una bella ricercona su tutte le band, le discografie, le situazioni anche socio-politiche che circondavano insomma tutto l'ambiente del rock nei paesi dell'est. Secondo punto di riferimento che vi do sono due compilation che sono state, diciamo, quelle grazie a quale ho iniziato a scoprire questo mondo, che sono, si chiamano Planetary Pebbles, Surf Beat Behind Iron Curtain, volume 1 e volume 2, e quelle sono dedicate più che altro al mondo strumentale, fanno parte delle collezioni Pebbles, che sono quelle dedicate appunto a tirare fuori dal dimenticatoio il garage più oscuro, insomma, degli Stati Uniti, di solito. Però queste qui sono dedicate appunto ai paesi dell'est e ci ho scoperto tantissime cose, da lì è partita la ricerca e insomma poi abbiamo internet e ci aiuta per tutto. Comunque continuiamo il nostro viaggio musicale, siamo sempre nel 1966, stavolta andiamo in Cecoslovacchia e andiamo a trovare i Mephisto, band più che altro alle prese anch'essa con il rock strumentale, ci andiamo a sentire questa bellissima Mesto Mladic.
veramente trascinante questo pezzo, rock and roll. A go go. Comunque siamo sempre nel 1966, torniamo nella DDR e andiamo a trovare il Teo Schumann Combo, band orchestrale, insomma, che si è divertita in vari generi, tra appunto surf, twist, ma anche roba più lounge, easy listening, un po' di tutto. C'è questo pezzo del 66 che in realtà è abbastanza Beatlesiano, Beatles, Birds, siamo un po' lì come atmosfere. Si intitola In Meinen Gedanken. Scusate ragazzi, la pronuncia oggi è un incubo. Comunque, Teo Schumann Combo, eccoli qua. Schumann Combo con In Meinen Gedanken, forse l'ho pronunciato meglio di prima adesso. Oggi ci voleva qualche amico dell'estero e mi aiutava con queste pronunce perché è veramente tosta. Comunque, finalmente approdiamo, siamo nel 1967, nell'URSS, e andiamo a trovare una band chiamata Gli Electron, sostanzialmente, guidati da tale Valery Prigacz. Esistono in due formazioni, gli Electron originali e i nuovi Electron, che insomma mutazione e formazione appena dopo successiva. Dedito a un easy listening, lounge, strumentale, ecco, un po' surfarello, un po' strumentale così, guidata soprattutto melodie chitarrose. A parte questo brano che ci andiamo a sentire adesso, che invece ha delle interessanti armonie vocali, si chiama 4 più 4, ovviamente non so il titolo, è scritto così, ma non so la traduzione in russo. Comunque sentiamoci, che Electron. Thank you.
Valery Brixachov Electron Quartet, direttamente dall'URSS nel 1967. E proseguiamo, se rimaniamo in quest'anno, nel 1967, ci spostiamo in Romania e andiamo a sentire un brano che, diciamo, è il primo, il brano che apre la compilation, che ho citato prima, Surf Beat Behind di Aaron Cotten, e è il brano che mi ha agganciato a tutta questa storia di queste band, di questo sound, perché si tratta di un, se andate a cercare su YouTube, di un brano tradizionale folk rumeno tristissimo, cioè sostanzialmente è una melodia di quelle proprio strazianti, lentissime, tremende, e questa band di Synchron ha ripreso questa melodia, insomma, tradizionale, così l'ha riarrangiata per tre chitarre, addirittura un arrangiamento fantastico, e l'ha resa qualcosa di unico, quindi sentiamocela. Loro sono i Synchron, questa è Pelinga Propi Farasot. I Synchron dalla Romania con Pelinga Propi Farasot, veramente favoloso questo brano. E comunque siamo arrivati nel 1967 e comincia a diffondersi la moda della psichedelia, quindi anche all'estero cominciano a influenzarsi un po' le band con queste sonorità, e andiamo a sentire qualcosa di quello che succede, vedremo che andando avanti negli anni diventano sempre più toste le cose, ma partiamo con una abbastanza tranquilla A Bondol Lani di Illes, che sono una band cecoslovacca, se non sbaglio, sì. No, scusate, mi correggo, ungherese, Illes, sì, band dell'Ungheria, sempre del 1967, pezzo abbastanza sulla scia di Ticket to Ride e Birds, quella roba là. Sentiamocela, A Bondol, ah scusate, ci riprovo, A Bondol Lani. A
Az ördög küldte, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Hiszen éve tízben néztem, elvakítva táncra kértem, átkaroltam, majd elégtem, újra itt van már a bolond lány. Küldtem, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Egér utat nem találok, az ő szerelme szörnyű átok, ha elkap többé fel nem állok, ó, ha rám talál a bolond lány. A bolond lány. Véletlen volt, higgyétek el, véletlenül kértem őt fel, véletlenül karoltam át, nem sejtettem, mi vár még rám. Soha több lány nem csábított, szerencsétlen halak vagyok. Küldte, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Látom őt, ha utcán járok, látom őt, ha sorban állok, minden lányban émet látok, hát ha ő talán a bolond lány. Véletlenül kértem őt fel, véletlenül karoltam át, nem sejtettem, mi vár még rám. Soha több lány nem csábított, szerencsétlen alak vagyok. Küldte, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Mentsetek meg, mentsetek meg, hálás leszek, míg csak élek, üldöz engem, s én úgy félek, hát ha vár most rám a bolond lány. E cominciamo a sentire quello che succede nell'est quando si scopre la psichedelia e si cominciano ad affrontare, a esplorare quei territori. Ma lo scopriremo ancora di più con la prossima canzone, che è una band chiamata i Matadors, e siamo nel 68 in Cecoslovacchia, e band abbastanza canonica come band beat, diciamo, però fanno questo pezzo veramente rumoroso, veramente strano, chiamato Extraction, e qui la psichedelia comincia a entrare abbastanza di prepotenza. Sentiamocela, Matadors Extraction. Thank you.
Cos'è la psichedelia? Io vorrei sentire questo verso perché è veramente diciamo il paradigma del brano psichedelico per eccellenza, perfetto. Grandi Matadors, come abbiamo detto, da
la Cecoslovacchia, siamo nel 1968, e torniamo su brani un po' più, diciamo, canonici, anche se l'influenza della psichedelia si fa sentire abbastanza, e andiamo in, sempre, rimaniamo sempre in Cecoslovacchia, abbiamo sentito una band chiamata Apollo Beat, fronteggiata da una cantante chiamata Sally Selingova, che fanno questo brano chiamato Churri, penso che si pronunci così, è un brano abbastanza, diciamo, pop, però con influenze psichedeliche abbastanza predominanti. Eccola qua. Con gli Apollo Beat, come abbiamo detto, dalla Cecoslovacchia, siamo nel 1969, e torniamo finalmente nell'URSS e andiamo a sentire un brano che è veramente in realtà è un brano famosissimo, perché stiamo parlando di Poliuszka Pole, famoso brano, insomma, tradizionale polacco, e poi, insomma, famoso in tutto il mondo dell'est, che parla del soldato polacco in guerra, interpretato anche dal coro dell'Armata Russa, esistono mille versioni. E tra cui una l'avevamo fatta anche con la mia band, i Mazingari, eravamo un po' trasfigurata, ma la versione fanno i Singing Guitars, che poi ho trovato che è presa da una loro esibizione sul programma televisivo, è veramente interessante per la solennità con cui la fanno, diciamo, la prima metà è fatta in stile Shadows e la seconda, insomma, col cantato, insomma, col coro, veramente fatto con tutto il cuore che si può. La qualità audio non è il massimo, ma la performance vale la pena. Quindi ci risentiamo, The Singing Guitars, Poliuszka Pole. Thank you.
широка поле, едут да по полю герои, это Красной Армии герои. Полюшка, поле, полюшка, широка поле, едут да по полю герои, это Красной Армии герои. Ho detto, la qualità audio non era il massimo, ma la performance valeva la pena, anche perché c'è solo, cioè questa non l'hanno mai registrata su disco, ma c'è solo quell'esibizione live che si trova su YouTube. Infatti l'ho presa su YouTube perché non c'è altra fonte, ma era troppo bella. E comunque, rimanendo nel discorso oscurità, rimanendo nell'Urz, a un certo punto ha cominciato a girare una sorta di disco demo, non lo sappiamo, secondo alcuni registrati nel 71, secondo alcuni nel 75, secondo altri chi lo sa, di una band russa chiamata Pulsari, in cui molto particolare, molto strana, con alcuni ibridi diciamo tra prog e psichedelia, tra cui questo brano che è intitolato solo composizione strumentale. Non ho altre informazioni, però ho cominciato a girare su YouTube, c'è qualche riferimento su qualche sito, però questo pezzo è veramente un trip, dura un 5-6 minuti, ma è veramente un viaggione psichedelico. Ce lo sentiamo, Pulsari. Thank you.
qua con noi, avete sentito questo viaggione cubo e psichedelico. Siamo partiti con un po' di twist, un po' di rock and roll, però dai, diciamo anche esplorare il mondo lisergico che anche nei paesi dell'est è arrivato, in qualche modo era interessante da fare. Comunque torniamo su territori un po' più diciamo convenzionali, con l'ultimo brano di questa scaletta. Tra parentesi, ve lo ricordo ancora il libro fantastico perché documentarvi tutte queste scene rock dell'est, che è questo, Rock Oltrecortina di Alessandro Pomponi, le compilation, vi ho detto prima, delle Planetary Pebbles, cioè, nel senso, quelli sono punti di partenza. Poi una volta che avete, ovviamente va un po' capata sta cosa, come si dice a te, ti vanno un po', cioè non è che tutto era fantastico, c'erano un sacco di gruppi, diciamo, abbastanza derivativi, abbastanza anche mediocri, però in mezzo a tutto questo humus, insomma, di movimento musicale, cioè roba veramente interessante. E chiudiamo con un pezzo degli Hungaria, che sono ungheresi, appunto, fatto dal loro album abbastanza, diciamo, album omonimo, abbastanza elaborato, insomma, sulla scia di quello che facevano i Beatles poco prima, ma che, diciamo, incorporano un po' quel sound che andrà verso quello che sarà l'hard rock. Infatti anche nei paesi dell'est col tempo un po' il suono si amalgamerà, insomma, a quello, diciamo, occidentale. Il bello di alcuni dei brani che abbiamo sentito, insomma, di un po' di questa scena, è anche quando si innestano culture differenti una sull'altra, influenze differenti, si creano ibridi particolari, e questa è la cosa più interessante. Comunque, ci andiamo a sentire questo brano di Ungheria del 1971, che è, aspetta, questa ci provo a pronunciarla, Zedult Vilag. Eccola qua. Ecco, gli Ungheria,
inglesi, guarda caso. Chiudiamo questa carrellata su band rock dei paesi dell'est. Abbiamo coperto, diciamo, un arco temporale che va dal 64 al 71. Spero che abbiate apprezzato un po' di geek. Anzi, colgo l'occasione per salutare quelli che ci stanno seguendo: Alberto Todi, Marco Barrano, Paolo Loi, Ilenia, tutti quanti che hanno commentato e mi hanno mostrato apprezzamento, insomma, per questa puntata. Ci vediamo giovedì prossimo e vi lascio a Per la Ponte del Trash, che dovrebbe stare dopo di me. E ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!